Ciurma, cosa importantissima, questa sera sarò a cena con Eddie. Sì, abbiamo una cenetta romantica, io e lui. Se volete vedere un pochettino come andrà a finire prima e dopo la cena, ragazzi, seguitemi sul mio profilo Instagram. Questo è Nick. Eddie, saluta. Buonasera, avvocati. Oggi, ragazzi, vi mostro 10 aggiornamenti segreti di Minecraft. E il primo è che noi possiamo disabilitare il Warden. E infatti, ragazzi, non tutti sanno che praticamente c'è un comandino magico che vi permetterà di non avere più il Warden nel vostro mondo di Minecraft. Siete curiosi di sapere qual è il comandino? Ma lo vedrete. Ma prima vi ricordo che appunto potete voi tranquillamente disabilitare lo spawner del Warden mettendoci attorno la lana. In questo modo non può spawnare. Quindi anche se ci camminate vicino o attivate gli Skulk Sensor o altro, il Warden non spawna. Esattamente, visto raga? Comunque, zero, non spawna. Il comandino magico, se lo state chiedendo ragazzi, è questo qua. Un'altra cosa ragazzi è che si può rimuovere l'effetto di blindness che ci dà il Warden, o quantomeno abbassarlo un pochettino. Infatti, andando nelle impostazioni segrete di Minecraft, che si va appunto in questo modo, ciurma, si aprono appunto le opzioni di Minecraft, opzioni di accessibilità, ok? E c'è l'ultima opzione che è appunto, diciamo, quanto darkness volete o meno. In questo modo, ragazzi, come vedete, il Warden non vi riempie di troppa roba col darkness, eccetera. Ecco, Suga Warden. Naturalmente, ragazzi, per gli amanti della redstone, potete utilizzare lo Skulk Sensor come impulso della redstone. E la cosa divertente è che in base alla tipologia del rumore darà un impulso differente. Quindi sì, se non lo sapevate, ora lo sapete. E come vedete, spaccando tipo un blocco dall'impulso massimo, se che naturalmente camminate su un carpet o altro non succede nulla. Vedete, guardate, adesso se spacca qua dall'impulso massimo perché avete spaccato un blocco. Se tipo mangiate un alimento su Minecraft, tipo mangiate una mela, dà proprio un altro impulso. Ed è una cosa veramente fighissima. In più appunto può essere utilizzato per fare determinate cose un poco particolari. Quindi tipo poi se lo unite col libro eccetera potete attivare ingranaggi, cose, malte sulla redstone, cose veramente assurde. Beh, tipo che appunto lanciando una freccia dà un altro impulso e blocca il segnale. Mentre se tipo spaccate sempre il blocco funziona, quindi fighissimo. Veramente tanta bella roba. E invece ragazzi, quarta cosa segretissima. La storia di questo disco. Ragazzi, la storia di questo disco è veramente tremenda. Perché come sentite, si sente proprio una persona che sta correndo, che sta scappando. Ed è all'interno di una caverna. Ma non si sa proprio dove sta? Dove sta questa caverna? Che cosa sta facendo? Si sente che tossisce. Il vero segreto, ciurma, è che in realtà questa persona stava fuggendo da The Rock. E infatti, ragazzi, alla fine è andata. E dopo questa cosa, ragazzi, non siete più gli stessi. Comunque, sapevate che con un aggiornamento di Minecraft gli Axelot vi vanno a curare? E già, vi danno regenerazione. Vi danno proprio l'effetto, ragazzi, di regeneration, rigenerazione. Di conseguenza, se killate appunto un mob ostile vicino a un Axelot, otterrete questo effetto. Ma altra cosa, quanto sono rare le teste di Minecraft? Tanto, vero, perché dovete tipo prendere il creeper super caricato, farle esplodere vicino a un mob in modo che droppa la sua testa. Bene, per gli scheletri non c'è bisogno. Perché appunto, ragazzi, all'interno dell'Ancient City troverete in giro delle teste che potete naturalmente raccogliere. È una cosa che in pochissimi ci hanno fatto caso. Io in primis all'inizio ho detto, cavolo, ma qui c'è una testa di uno scheletro. Quindi posso fare la roba del banner, posso fare un sacco di altre cose fighissime. Anche usarla per decorare, non devo smattare col creeper super caricato. E a quanto pare è un altro piccolo, diciamo, oggettino raro che c'è all'interno dell'Ancient City. E quindi ragazzi va a dare un pochettino più valore
a questo nuovo dungeon immenso, gigante e super pericoloso. Comunque ciurma, scrivete qua sotto nei commenti le vostre curiosità di Minecraft e la prossima settimana ci farò un video al riguardo, quindi sbizzarritevi nei commenti, vi aspetto, mi raccomando, anzi quelli più interessanti riceveranno pure un cuoricino. E comunque ragazzi, Silence in City è veramente tremendo come dungeon. Fatto sta, ci sono dei quadri segreti e sono questi qua e si possono ottenere soltanto tramite i command block. Sono dei quadri per tipo gli elementi di Minecraft o comunque gli elementi in generale. Abbiamo aria, terra, fuoco e acqua. Non si sa perché comunque non sono stati aggiunti. Se voi lo sapete, lo scrivete sotto nei commenti. Ma adesso ragazzi, attenzione, perché c'è appunto una cosa molto particolare su Warden, ovvero le sue debolezze. E adesso capirete perché il Warden, ciurma, non può saltare sopra le azalee. Non può farlo. Se fate un muro di azalee, non le supera. Zero, niente. E poi bisciotto, sì, insomma. Naturalmente, ragazzi, il Warden non prende danno con la lava, quindi è pure resistente al fuoco. Anche perché comunque è un mob che vive all'interno della roccia. Quindi ci sta che sia resistente anche al fuoco. Potenzialmente ha una bella casetta vacanza al centro di un vulcano, non lo sappiamo, però sì, cioè insomma, quello era un meme questo. Però ragazzi, a tal proposito, il Warden può negare su Minecraft. Infatti è la stessa tattica utilizzata nella farm di Warden che vi ho mostrato qui sul canale. Trovate il video casomai in alto a destra, dateci un'occhiata se volete farmare Warden. È proprio una farm semplicissima, servono pochissimi blocchi e praticamente dopo un po', raga, inizia a prendere danno di soffocamento. Mentre qua ciurma abbiamo un maiale che si è killato vicino appunto al catalyst. Insomma, si va tutto quanto a spreadare. Lo sapete meglio di me ormai questa cosa. Ma che succede se killate l'Ender Dragon? Cioè, quanto si spreadda? Spreadda di più perché un mob è con più vita, che è più forte? Lo scopriamo subito. Quindi ci mettiamo un attimo a killare questo bellissimo draghetto. Olè, perfetto. Vediamo se il drago fa spreadare tutto lo skulk in giro. Vediamo un pochettino. Vediamo, arriva l'esperienza. E no, purtroppo non potete utilizzare il drago, perché appunto potrebbe farlo spreadare tantissimo, chi lo sa. Adesso ragazzi, un dubbio esistenziale: perché ci sono i villagers della giungla ma non ci sono i villaggi? Voi sapete il motivo? Se ragazzi sapete il motivo, me lo scrivete come sempre qua sotto con un commento. Fatto sta che ci sono anche quelli della palude, e soprattutto ora che hanno messo pure la palude di mangrovie. Ma perché non mettevano anche i villaggi della palude a questo punto? Eravamo tutti più contenti. E invece no, ci sono i villagers ma non i villaggi. Anche se appunto possono spawnare dei villaggi attaccati a una palude. Ora ragazzi, abbiamo qui una cosa un pochino particolare, perché siamo dentro una magione. Come notate, c'è la stanza piena di lana, ed è ragazzi la stessa lana che si trova, indovinate dove? Esatto, all'interno di un Ancient City. E infatti ragazzi, eccola qua. Ma qual è il senso di questa cosa? Non si sa. Chissà cosa va a rappresentare all'interno di Minecraft. È ancora un piccolo segreto. Non si sa. Però c'è dentro un campfire. Seriamente c'è dentro un campfire? Cosa? È molto strana come roba, ragazzi. È molto strana. Secondo me è per indicare che c'è un collegamento con la magia di Minecraft e l'Ancient City. Potenzialmente la stessa civiltà della magione è la stessa dell'Ancient City. Potenzialmente ragazzi, quindi è la stessa civiltà su Minecraft che è fuggita o comunque è stata spodestata dai pillagers. Chi lo sa? Fatto sta ragazzi, detto questo, vi tengo come sempre lasciando un mega mi piace. Condividete questo video con tutti i vostri amici. Iscrivetevi se siete nuovi. E noi ci becchiamo ragazzi domani alle 14 con un video sempre qui sul canale. Ciurma dal vostro capitano.
da The Rock e The Rock in miniatura e C18 è tutto. Ciao a tutti!